Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show, sono con la mia ragazza Ambra. Ciao. E ragazzi, questa è una puntata speciale del Making Trip perché guardate, sono a Dubai. Siamo qui insieme per la vacanza finalmente. Non so se sentirete bene perché siamo anche in mezzo al traffico di Dubai. Vi voglio portare insieme a me in questo viaggio perché era tanto tempo che non facevo un Making Trip, era tanto tempo che non facevo un vlog di questo tipo. E quindi ragazzi dai, anche perché questa è per me una vacanza, visto che, cioè ragazzi, vado in giro con questa cosa. Infatti è bruttissimo mostrarvela, però purtroppo, visto che camminerò tanto, visiterò un sacco di posti, mi serve. Vabbè, purtroppo è brutto così. Abbiamo diviso la vacanza in due momenti. La prima visitiamo la città, mentre la seconda ce ne andiamo in un resort 5 stelle, tac, lusso. Abbiamo viaggiato la notte, quindi oggi è una giornata piuttosto tranquilla e quindi stiamo andando al The Mall. E voi direte, ammazza, se... Sì, vabbè, Ambra, non faceva così la canzone, però. Voi direte, mazza Mike, te ne sei dovuto andare a Dubai per andare al centro commerciale. Effettivamente. Vabbè, avete capito ragazzi, lasciate tanti mi piace perché questa è una cosa figa da fare. E dai, vi porto insieme a me. Anche se, aspetta, questa la devo dire. Dai, ancora? No, sì, la devo raccontare. Ieri c'è stato il tizio della reception che ci ha chiesto quanto era durato il volo. E un'Ambra assonnata un po' rincoglionita ha risposto, invece che 6 ore, 6 hour, ha risposto 6 years. 6 anni. Ma quello perché io e quel tizio a ride come due deficienti Ambra. E quello siete una bella coppia per un tipo, ma chi è sta buffona? Vabbè, comunque andiamo, ciao. Ragazzi, è veramente gigantesco sto posto, non me l'aspettavo, non riesco a capire come la prima meta di un posto possa essere un centro commerciale, però più grande del mondo, proprio la felicità di quelli che gli piace fare shopping, sì, sì. Ragazzi, mi sono perso Ambra qua. Se sopravviverò fate una targa in mio nome. Credo che il paradiso sia più o meno questo. Se siamo in un posto non so quanto grande e c'è solamente cibo, guardate, c'è solamente cibo. Prenderò qualcosa di laido e corrotto per food blogger, che sarà un video a parte. Qua ti guardano tutti malissimo che c'è la telecamera in mano. Vero, sì, tutti, ma questo fa quello? Se il paradiso assomiglia a qualcosa, secondo me assomiglia a questo. Questa cosa ve la devo far vedere perché è troppo triste. Ambra, che ti sei presa da mangiare? È una caccoletta. Tanto sta succedendo qualcosa che noi ignoriamo. Cioè, guardate che figata, ragazzi. Qua si viene a pattinare, poi ti vedi un tizio. Oddio, che è un pornazzo. Ah no. C'ho un attimo creduto. Ambra si era pure arrapata. Sì, sì, t'ho visto. Wow. Questo che vedete qui è il Burj Khalifa. È l'edificio più alto del mondo, 828 metri. Guardate che riprese un po', eh? E invece queste qui sono le fontane di Dubai. Ragazzi, siamo sott'acqua. Guarda che figata. Quanto cacchio è grosso questo pesce in confronto a me? È enorme! Oddio raga, c'è uno squalo sopra la mia testa! Guarda i denti! A boccalone! Questa guarda Ambra! Ragazzi, chi è che ha parcheggiato qui uno squalo sega? Ammazza, quanto sei brutto! Ma che fate le foto senza chiedere permesso? Mike, quando torna in segreto? Ragazzi, sta succedendo, sta succedendo! Oh yeah, oh yeah. Pensavo di essere venuto a vedere i coccodrilli, noi maialoni. Guarda ragazzi, ci stanno sti versi strani. Sentite? No. Oddio raga, ma che è qua? Ma che è qua? Namo, la doppietta. Che si scambiano i favori, si scambiano i favori. Che sta di così modifa, così modifa. Dai, dai, mi metto di culo, eh. Antonè, non sbaglia, non sbaglia buco come l'altra volta, Antonè. Ecco l'Antonello. Dice, mo te più te sforno, Barbare. Dai, Barbare, apparecchiai che pega la ciccia è pronta. Sbo. Ma Nello si è addormentato. Ma che gli sta a scalare l'avanza? Ragazzi, questo acquario è un po' losco. Ma ancora lui, proprio lui, proprio lui. Vai così.
ragazzi, è notte, però finalmente l'edificio più alto del mondo assume un senso. Pure se la prospettiva sembrerebbe che questo è più grande, invece no, è quello lì. Ciao ragazzi, secondo giorno e io inizio sempre a riprendere in mezzo al traffico. Ho appena scoperto che la mia camicia è illegale in questo paese, quindi dovremo stare anche molto attenti a evitare quel giudizio degli arabi. Siamo arrivati ragazzi, ecco la vela e ecco Ambra che guarda la vela. Aspetta, faccio la vela. Vai, sì, uguale, buona. Dai. Ragazzi, abbiamo raggiunto il mare. Vi ho portato in un posto che è un po' Coney Island, un po' Santa Monica, un po' Dubai. Un po' tutto. Un po' tutto, perché è tipo la loro versione di questa cosa. Ci stanno pure i pompadoni che si allenano, guardate. Lì sono dei pompadoni che si allenano. Ecco, sai che mancano? Mancano le giostre. Ma le troveremo. Ma le troveremo. No, beh, i bambini ci stanno, eh. Proprio la passerella. La passerella che ti porta al mare, vedete? E te ne vai al mare. Ciao ragazzi, oggi è un altro giorno e siamo a Dubai Marina, la parte nuova. Beh, in realtà è tutto nuovo qua. Diciamo che in due giorni abbiamo visto la maggior parte di Dubai. Tra l'altro, poi ieri non ho registrato, ma ci siamo fatti tutta la parte dei souk, che sono i mercati quelli caratteristici di Dubai. Però ragazzi, sinceramente non è un posto che a me interessava molto, perché c'è il mercato dell'oro, quindi tutto oro, ragazzi, cose incredibili. Quello delle spezie, quello dei tessuti, insomma, che sono solamente negozi. Però il problema, ragazzi, che a me tutte queste cose non mi interessano. Poi appena metti piede dentro il souk, ti arrivano tutti addosso: compra questo, compra questo, compra quello, Rolex finto, quello, dai. Cioè, boh, non lo so, io sono un po' più riservato. Però insomma, con quanti giorni te la giri Dubai? 4. Facili 3 pure. 4, dai. Facili. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il mare finalmente, la spiaggia. Che tra l'altro è figo, perché guardate, dietro ai palazzi e qua al mare. Stiamo facendo una pausa nel pomeriggio dopo aver preso tanto sole. Pure se non si direbbe dal video, che sembro sempre bianchissimo. Comunque è veramente figo. Adesso siamo in un posto che è simile a una promenade stile Santa Monica, ma proprio... No, non è vero. Sta iniziando a piovere. Sta piovendo a Dubai. Cioè, quanto cacchio siamo sfigati. Guarda, prendi le gocce. Guarda, guarda. Sta iniziando, all'inizio, ragazzi. È appena iniziato a piovere a Dubai, cioè, raga, io... Piove tipo due volte l'anno. Non ci siamo fatti mancare proprio niente in questo viaggio. Ebbene, stiamo invece per andare a fare una delle cose più fighe che si possono fare qui a Dubai, perché stiamo andando a fare il safari nel deserto. Non solo, in realtà andiamo a fare il safari, vediamo il tramonto nel deserto, andiamo poi in un campo dei beduini come Ambra, quindi Ambra torna a casa, brava. Sì. E soprattutto ragazzi, poi vabbè, lì facciamo il barbecue nel deserto, faremo food logger, ma e sarà danza nel ventre. Vabbè, quella chi se ne importa. La ballo io. Sì. Però sapete la cosa bellissima qual è? È che oggi piove. De certo siamo stati un pelino sfigatelli. Il bello è che il tizio della reception ci ha detto: ma no, piove un quarto d'ora. È da stamattina alle 9 che piove. Beh, non lo so ragazzi, però sarà una figata vedere la pioggia nel deserto. Tutti vanno col deserto, si fanno la foto al tramonto. Gni, 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 gni. Una foto col temporale nel deserto. Facciamo il temporale nel deserto, l'avete mai visto? No, lo fa vedere Mike Shosha. Ragazzi, siamo arrivati e... Ah, vedi qualcosa? No. Ragazzi, non credo che usciremo vivi da tutto questo, però va bene. Siamo nel deserto, c'è gente che ci suona, tira un vento incredibile. Ambra, ci sei? Sì, ci sono. L'obiettivo è non sboccare, probabilmente. Yeah. È come le giostre. Oddio, che stisce esagerante. È come le montagne russe, ragazzi. Come stai, Mitch? Comunque questo, ragazzi, è il deserto. Se vi capita mai di perdervi come noi qui. No, vabbè, raga, questo è un pazzo furioso. Oddio, questo è un pazzo.
che sei gigantesca, ragazzi. È partito come un pazzo. Oddio. Ah, ma no, ma c'era la fregatura. Vai. Ecco, alzato la musica, raga. Se ha alzato la musica vuol dire che quella sarà la top. Quella più tosta. La più tosta. Questo è un muro. Oddio. Oddio. Il mio cuore muore, ragazzi. Ragazzi, siamo ancora vivi, ma penso, visto che ci siamo messi tutti così in linea, credo che sta per succedere qualcosa di forse brutto. Guardate Ambra che non ha una bella cera, perché tra l'altro eravamo tutti belli fomentati finché dietro non ci hanno detto che, cioè, praticamente dietro a noi ci sono queste persone e poi un bambino con la mamma, e quel bambino con la mamma hanno vomitato. Quindi da quando abbiamo saputo questa cosa non siamo più felici. Meno male che sto davanti, raga, perché sennò qua era proprio vomito challenge. Ecco, sono partiti, è finita, raga. Sono partiti tutti. Quindi mo mi sa che ci sta la botta finale. Siamo messi a finire, ragazzi, perché non ce la faccio più, eh. C'è Ambra che ci vuole. Basta. Forse, raga, mo questa è la botta finale. Siamo sopravvissuti, è la parola giusta, perché anzi Ambra è ancora viva, ma per... no, è morta. Ok, non c'è più. Io stavo dietro, vi dico solo che è talmente accusato che a un certo punto parlavo inglese come se fossi madrelingua. C'è avuto il dono delle lingue. Io il cammello non lo farò, però c'è anche la possibilità di cavalcare un cammello. Invece questo è il nostro campo da beduini. Qua possiamo fare un sacco di cose, tra cui provare il cibo, insomma, tipico. Non so che cos'è, faremo tipo una grigliata. E ovviamente noi faremo food blogger, proveremo. E Ambra è molto contenta, come potete vedere. Ok. Ambra, ma che te sei fatta mettere? Mi sono fatta mettere la Nutella sulla mano. Che vuol dire quel tatuaggio? Vuol dire... hai voglia di Nutella? Compratela. Sono arrivato al resort 5 stelle, super lusso. E tac tac, siamo dentro la piscina, ragazzi, siamo dentro la piscina. Questo, ragazzi, è ciò che puoi comprare con i soldi di YouTube. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.